Guido! Benissimo. E via, prego. Ah, ecco, giusto. I manichini pesano, il più grosso è 32 kg. Il più piccolo, invece, pesa 25-26 kg. Esistono anche manichini per i mini lottatori che sono... Bravissimi. L'abilità degli atleti in tutte le fasi di stacco. Col manichino, l'esercizio col manichino è un esercizio che negli ultimi 12 mesi ha fatto un progresso incredibile. E questo grazie chiaramente alla dedizione dell'atleta e ovviamente anche alla qualità del tecnico, perché deve essere una simbiosi tra il tecnico che allena, tra l'allenatore e l'atleta. Ecco che l'atleta col costume rosso attacca, prende 3 punti, l'atleta col costume blu si difende per non farsi schienare e ne conquista 2. Ovviamente sono spettacolari le proiezioni che prevedono lo stacco dell'avversario e la proiezione in aria. Stavo dicendo prima che la lotta è una disciplina olimpica che non ha niente a che vedere con quelle forme di lotta che si vedono per televisione, che sono anche piuttosto volgari, stati di praticare questo sport di questo tipo, che non hanno invece niente a che vedere con le teorie della nostra disciplina e con la filosofia che determina la pratica di questo sport, del nostro sport, della lotta in genere, sia greco-romana, il nostro Pasqua, la nostra atleta, che da diversi anni pratica l'attività. Bravissimo, belli, sono molto spettacolari queste proiezioni in velocità. Le discipline sportive in genere, però nella lotta sono rari gli infortuni perché ci si avvicina alla pratica della lotta. Ecco che l'arbitro. Ecco, c'è sempre la ricerca della presa per poter apportare delle tecniche, delle proiezioni sicure che possono garantire un punteggio e che non arrechino. L'arbitro ovviamente in questi atleti giovani la lotta è molto più istintiva e meno calcolata. In genere i ragazzi dei 12-13 anni non calcolano molto i rischi perché sono portati dal loro istinto ad agire. Pertanto esprimere la loro personalità. Ecco che adesso l'atleta cerca di sfuggire. Bene. Molto spettacolare anche questa proiezione che è complessa, per cui prevede uno sforzo. Via. Pelà è un atleta di una certa esperienza e da parecchi anni che pratica la lotta a livello nazionale con buoni piazzamenti, e Palmisano invece è una nostra promessa. Ha soltanto 15 anni, dotato fisicamente, ha già vinto alcune gare regionali, con buoni piazzamenti anche in gare nazionali.
ovviamente, ecco, bellissima questa proiezione, ma vedete che Pelà, dopo essersi fatto sorprendere, immediatamente ha cercato di sfuggire dalla schiena. Ecco una presa in rotolamento, un altro stacco. Ecco l'azione un pochino concitata, è l'avversario in genere delle azioni un pochino confuse, è l'avversario con più esperienza che rilea la meglio. Ha vinto quest'anno i campionati Speranze e Juniores. Lui, essendo un diciottenne, ha battuto avversari di 20 anni. Vedete che ha una capacità, una forza fisica notevole. Ma vedete che anche Lorenzati è riuscito a risalire in piedi e sta sfruttando la sua amore fisica, cerca di tirare, bravissimo, bravo Lorenzati. Ora si produce con lo stacco, ce l'ha fatta. Bene, questo proiezione attraverso il braccio, vedete la velocità di questo atleta nell'alternare le varie tecniche e le varie proiezioni d'attacco e le varie proiezioni. Bravissimi, pensate che Lorenzati è un atleta di superiore 90 kg, quindi pensate anche allo sforzo fisico che fanno questi atleti. Bene. Ecco che l'arbitro... Attenzione! Bravissimo. È difficile riscontrare cattiveria. I Lombardi abbiano voglia di farci vedere qualcosa di libera anche loro. Avete voglia di farci vedere un paio di minuti di libera? Ecco che. Ecco la ricerca degli intrecci delle gambe, vedete? La portata a terra, la ricerca della difesa che però non è venuta. Ecco lo stacco della gamba, l'intreccio per la portata a terra, ma la difesa dell'avversaria che passa dietro e prende un punto. Il passaggio dietro, che comporta la caduta dell'avversario con la pancia a terra,
siccome non è una posizione di grande pericolo, comporta la presa, la conquista di un punto. Ecco, si snodano, si intrecciano colpi della libera e della greco romana insieme, contemporaneamente. Infatti spesso dei lottatori di greco romana vanno a fare delle gare di libera e viceversa. Ecco un passaggio dietro con lo stacco della gamba per lo sbilanciamento e rotolamento che è prettamente un colpo della greco romana. Queste ragazze sono un paio d'anni che praticano la lotta e devo dire che effettivamente stanno progredendo di volta in volta che si esibiscono, si possono vedere i miglioramenti e i progressi. Ecco una serie di intrecci. Una proiezione con testa e braccio che è di greco romano. Brave le ragazze. Sperando di non avervi annoiato troppo, che lo spettacolo sia stato di vostro gradimento. Vedete l'attacco sulla gamba. L'attacco sulla gamba e non su più sul tronco come nella greco romana. Sono tecniche molto complesse. Sono tecniche molto complesse perché prevedono l'attacco contemporaneo sia sulle gambe che sulle braccia. I lottatori in lotta libera vedete che lottano molto più bassi, cercano di nascondere le gambe appunto perché per poterle difendere. Ecco un rotolamento laterale. E poi la ricerca di un arrotolamento di greco romano. Bisogna dire che la lotta, gli incontri durano pochi minuti perché sono estremamente faticosi. L'incontro con l'avversario, lo scopo fisico effettivamente comporta un notevole dispendio di energie. L'arbitro ha intravisto una presa non corretta e per questo ha fermato gli addetti. Ecco, ancora qualche secondo. Vedete che lottano bassi, a differenza della greco-romana. I greco-romanisti non hanno bisogno di difendere le gambe, i liberisti sì, e vedete l'attacco sulla gamba sinistra e poi successivamente sulla gamba destra. Attenzione alla caviglia, eh? Proprio una sequenza di azioni molto ma molto veloci che comportano il disorientamento dell'avversario. È la prima volta che qui a Carignano si vedono due atleti svolgere un incontro di questo tipo.